Nell'edizione 2019 del CSI La Bagnaia c'è Filippo Bologni, che viene da una serie davvero formidabile di concorsi importanti e di piazzamenti importanti. Buongiorno a tutti, sì, questo è un buon periodo per me, ho parecchi cavalli veramente in forma, Diplomat, Quilazio, Kidish della Chavée, Lacan, ho un gruppo davvero importante di compagni di gare e arrivo da un Oxio 5 Stelle a Guion dove l'Italia ha vinto per la prima volta nella storia la Coppa delle Nazioni, quindi per me è stata un'emozione incredibile, forse il miglior risultato della mia carriera fino ad oggi. Incrociare le dita per il futuro, anche questa edizione di Bagnaia 2019 è iniziata molto bene, sono arrivato secondo nella 145 Longi Ranking a tempo del primo giorno, quindi la gara diciamo principale per il momento. E che dire, ripeto, un bellissimo piazzamento durante l'ultimo Global. Sì, ho partecipato anche al CSI 2 Stelle del Longi Global Champions Tour, peraltro con un cavallo nuovo. Un cavallo di 7 anni, sì, stiamo cercando chiaramente, pur avendo in questo momento una scuderia, un parco cavalli importante, stiamo cercando di avere, tra virgolette, il ricambio, detta meramente, crudelmente. È molto importante pensare al futuro. Invece, guardando dal futuro nel passato, sei in un concorso ricchissimo di storia. Tu sei un cavaliere molto giovane, ma hai già dato il tuo apporto nella Hall of Fame di questo concorso. E quali sono le grandi speranze per invece questo evento? Sì, io qui alla Bagnaia mi sono sempre trovato molto bene, sono arrivato una volta secondo nel Gran Premio del CSI 3 Stelle qualche anno fa, perché ricordiamo che Bagnaia è stato anche un CSI 3 Stelle, e l'anno scorso sono arrivato secondo nel Gran Premio del CSI 2 Stelle, quindi stessa categoria di come sarà quest'anno. È un concorso magnifico che può assolutamente ambire, credo, anche ad andare oltre. È un concorso che ha tutte le caratteristiche per essere a 5 stelle. E non lo dico solo perché siamo qui e perché sta bene parlare bene, ve lo assicuro, ma lo credo veramente. Bagnaia è uno dei concorsi più belli al mondo. Ti avremo, mi auguro, anche in streaming ospite per commentare alcune delle gare, anche a quelle che parteciperai, ed è proprio forse questo il segreto del successo dei concorsi dal punto di vista mediatico. Noi cerchiamo di renderlo accessibile a tutti. Venire a Bagnaia è bellissimo, però tu mi insegni che il fatto di essere social e di essere sempre presenti al pubblico di appassionati dal loro divano di casa è importantissimo. Tu tra l'altro sei un maestro, anzi un re dal punto di vista proprio dei social e di tutto quello che è blogger o sì, no, in termini giusti. Volente o nolente, al giorno d'oggi è d'obbligo essere presenti online, quindi che sia in streaming, che sia sulle varie piattaforme digitali come i social network, perché i social network, io lo dico sempre, sono la televisione dei giorni nostri e si ha veramente la possibilità di espandere non solo la propria immagine, ma anche l'immagine del nostro sport, che è uno sport meraviglioso, ma ha bisogno di andare oltre, di prendere il grande pubblico, e secondo me piano piano ci stiamo riuscendo. Bene, allora in conclusione direi di salutarci come meglio non si può, da veri blogger. Occhialino. Da CSI della Bagnaia, Filippo Bologni. A presto, è tutto. Ciao.